Promo Ball Sanitars Bienno torna a vincere con una grande prova di carattere in casa contro la Zoogarden Capernianica per 3-0 nella gara valida per la nona giornata di Serie C FIPAV. Le ragazze di Bienno hanno tenuto testa in modo maturo alle loro avversarie mettendo in campo una prova di grande pallavolo che serve per rivitalizzare l'umore in vista del resto della stagione. All'inizio del primo set lo starting six è composto da Papa, Gasparini, Gannar, Tomasi, Basalari, Marinoni e libero Bertoletti. La gara parte in equilibrio sul 4-4, i troppi errori di Promo Ball portano però la gara sul 9-9 e un testa a testa interessante. Sul 10-13 Taramelli, allenatore delle ragazze di Bienno, chiama il primo tempo a disposizione per serrare le fila e dopo qualche punto sul 15-14 sono le ospiti a chiamare il tempo. La gara fila liscia e combattuta fino al 20-16 con una doppia chiamata di tempo una per parte. La sfida si intensifica alla fine del set con Basalari che mette a segno un grande muro tenendo vive le speranze delle biennesi sul 23-23. L'overtime porta la gara fino al 26 pari, ma è la Promo Ball che chiude sul 28-26. Il secondo set parte con il sestetto dell'inizio. La partenza è molto buona per Promo Ball che si porta sul 9-3 costringendo le ospiti al tempo. Gannar mette a segno un muro spettacolare sul 12-4 e Gasparini rifinisce con un punto confermando il distacco. Sul 14-4 le ospiti visibilmente perse in campo chiamano il tempo per cercare di riprendere il pallino del gioco, ma il set finisce tra i muri delle padrone di casa che chiudono il set in tranquillità sul risultato di 25-9. Il terzo set che inizia come i primi due con il solito sestetto iniziale confermato. Le ospiti però sono sveglie e le ragazze Promo Ball partono sottotono concedendo direttamente 4 punti. Il tempo chiamato da Taramelli dà una svegliata alle ragazze che segnano 6 punti di fila portandosi sul 7-4. Molti errori in ricezione però tengono la partita sul filo di lana. Il risultato di 11-13 ne è la dimostrazione. La partita si fa viva con le ospiti che si mantengono sopra nei punti fino al 21-22, ma il cambio Beschi per Gannar porta la situazione sul 22 pari. I vantaggi iniziano sul 24-24 e la gara si fa ancora più viva. Promo Ball vede la vittoria vicina e chiude con carattere e determinazione sul risultato di 28-26 e il punteggio finale di 3-0.